bandiera, ma tanto credo che siamo abbastanza in sintonia. Allora, io quello che voglio dirvi è, numero uno, che abbiamo parlato ieri con la Lega di Serie B, che ci dovrebbe consentire, non abbiamo ancora preso le certezze al 100%, ma di non fare l'ampliamento almeno per quest'anno. Nel senso che terminata la curva, arrivata alla capienza di 4-3 o quello che è, almeno per quest'anno, poi vedremo prossimamente, si dovrebbero accontentare di questo. Accontentare di questo non vuol dire che non c'è niente da fare, perché ci sono lavori per, credo, a spanne 700-800 mila euro per sicurezze, quindi tornelli, tutte queste cose qua, per la televisione, per l'impianto di illuminazione, che anche questo è collegato alle esigenze televisive, quindi sono lavori importanti da fare. Però non avere il peso sia economico che di tempistica, no? Dell'ampliamento, secondo me è una cosa importante. Allora, il 99% va così, però attendiamo per i prossimi giorni che venga una delegazione della Serie B a vedere l'impianto, perché naturalmente l'altra cosa che ci hanno detto, anche se col sindaco, col comune avevamo lavorato, come giustamente detto il sindaco domenica sera, già prima, no? E quindi c'è un progetto di massima già esistente, anzi credo sia giusto in questa sede ricordare e ringraziare l'ingegner Castelli che ha fatto questa cosa diciamo a titolo gratuito per la città, e quindi insomma è giusto rendergliene merito. Vengono a vedere in modo da darci delle indicazioni precise, che non iniziamo a fare delle cose che poi vanno modificate, eccetera. Allora, tempistica, io ho detto che come regalo di Natale penso che le partite di dicembre si potranno giocare allo stadio, poi faremo quindi il 30 di novembre, poi faremo tutti quanti l'impossibile per anticipare il più possibile questa cosa, perché è chiaro che prima riusciamo a tornare a casa e meglio è. Io in questa occasione non posso far altro che ringraziare il sindaco per la collaborazione che sta dando, l'impegno che sta mettendo, eccetera, perché magari in passato ci siamo detti delle cose diverse, però io devo riconoscere oggi che il sindaco, oltre ad essere stato determinante con il team nella vittoria di domenica con la testa da leone, no, che porta buono, e quindi gli faremo sottoscrivere un abbonamento per la serie B, sempre con la testa di leone, no, però veramente, ecco, ci sta dando una grossa mano e sta lavorando tantissimo perché si possa arrivare diciamo prima possibile a giocare al Pione. Quindi questa è la prima cosa importante. La seconda cosa importante che dico, che credo non sa nessuno, neanche il sindaco, ma credo che non possa che essere vista una cosa positiva, è la seguente: dato che l'anno prossimo viene la primavera e vorremmo cercare di fare una cosa fatta bene anche con la primavera, che è una cattiva di settore giovanile, sì, ma di estrema importanza. Allora abbiamo il progetto di spostare il manto sintetico del Viola, che abbiamo visto niente di grave o di rilevante, però ha qualche piccolo problema di drenaggio, cioè non siamo entusiasti del drenaggio, dato che insomma c'è la Serie B, vogliamo farvi. Allora spostiamo quello al Belvedere, in modo da dare comunque
l'impianto per la primavera sintetico, eccetera, avere un'alternativa per l'allenamento anche della prima squadra e di tutto il settore giovanile rispetto allo stadio, e facciamo il sintetico nuovo. Questo, come dire, è una spesa che fa la società, perché ci sembra irrinunciabile, quindi insomma abbiamo chiesto all'amministrazione di farsi carico dei problemi dello stadio, e credo che si riesca, nel senso che l'obiettivo del discorso dell'ampliamento, che era quello che ci creava problemi economici e di tempi, anche vorrei dire, perché poi fare anche migliaia di posti in più non è che si fanno in un minuto con tutta la buona volontà, ecco, quindi questa credo sia un'altra cosa positiva che facciamo per migliorare ulteriormente, se possibile, i risultati del settore giovanile, che comunque anche quest'anno sta ancora facendo bene. Gli allievi oggi hanno fatto 0-0 col Prato, hanno vinto con la Cremonese ieri, hanno 4 punti nelle prime due partite, adesso c'è l'ultima venerdì, e speriamo col pareggio, con la vittoria, siamo qualificati per la semifinale. Quindi la domanda un po' che si fanno tutti è questa: voi avete lanciato dei contatti con delle Lo stadio è prioritario, allo stadio ha tutta una serie di parcheggi dedicati, di lavori che devono già essere programmati sin da adesso e che sono assolutamente necessari, quindi tutte le altre cose che si diranno, la sicurezza e soprattutto l'incendio. Poi insomma noi vorremmo, per quanto possibile, mettere a disposizione della città questa cosa che è successa, quindi noi saremo pienamente disponibili. Sappiamo che il calcio, è capitato qualche settimana fa di parlare con Novakov, no? Con uno dei suoi rappresentanti, cioè Vercelli, adesso ci mettiamo 500 persone, che con tutta franchezza è un lavoro che ha fatto il sindaco, e che forse è più importante che essere andato in Serie B. Però diciamo, il calcio ha questo vantaggio, no? di avere molta visibilità, no? Allora, se questa visibilità può essere messa a disposizione della città, perché magari si riescano a fare anche altre cose ulteriori rispetto, per esempio, a quelle che ho citato, che è di grande importanza, che va a merito di questa amministrazione, allora noi siamo a disposizione.